Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiTT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nono episodio di Ark Survival Evolved serie in co-op. Oggi, i problemi non mancano, sicuramente ce ne saranno meno per fortuna rispetto alla cattura del T-Rex, ma è anche vero che stiamo cercando di catturare un animale molto più semplice da catturare. Eppure Ark... No, non vi dico cosa succede, maledetto Ark, avrò bestemmiato 3-4 volte durante il video, almeno, per non parlare poi di quando ci è arrivato il lupo di livello 1000 milioni alto, che ci ha ammazzato il lupo che avevamo appena catturato, per poi... Vabbè, insomma, ne succedono tante. In ogni caso, grazie perché ci suggerite i nomi nei commenti, abbiamo anche in questo caso... seguito i vostri consigli, quindi il nuovo Quetzal avrà il nome che avete suggerito negli scorsi video. Vi ricordo di dare il nome al lupo che cattureremo in questo video e al T-Rex se non l'avete ancora fatto. Accettiamo ancora suggerimenti. Detto questo, tuffiamoci nel video, ci vediamo lì dentro. E siamo pronti anche oggi per le avventure su Ark. Io, come al solito, sono in compagnia di un deficiente, perché poi... Cioè, noi off camera litighiamo di brutto, perché diceva che non si poteva mettere la rampa perché si inventa regole strane. Vero, siete spacciati? Maledetto. Ma non mangia il Quetzal, mo tra un po' crepa. Ecco, mo non mangia il Quetzal, cioè, capito? Mo, ok che Ark è buggato, ma fino a un certo punto. Comunque... siete... Beh? E guarda. Che cosa? Non mangia il Quetzal. Quetzal. 180... sì, non sta mangiando un cazzo. Perché non mangia? Perché non mangia il Quetzal? Ci sta morendo di fame il Quetzal? Te l'ho detto. Però la vita è al massimo. Starà laggando, Lanfra. Non te ne preoccupare. No, prima o poi mangerà. Perché la vita sta al massimo, perché ancora non è sceso a zero il Quetzal. Sta mangiando, vedi che mangia? Vedi che mangia? Tazzo. Vedi che non è... Vedi che è salito il cibo? Stai un po' zitto, stai. Non è salito. Sì, è salito, era 185. Ragazzi, cioè, è mezz'ora che stiamo litigando. Così. Lui dice le cose, io gliele smentisco. Ma comunque, oggi se sto maledetto T-Rex che non avete ancora... Aiuto, mi hai lasciato qua! Perché? È perché stavo salendo, un attimo! Fammi togliere da sotto le zampe del T-Rex, se non cado. Porca di quella mia... Aspetta, fermo, che sono ancora buggato nel T-Rex. Allora, vai, puoi andare. Allora, il problema è che stiamo andando a catturare una tigre dei denti a sciabola e un lupo. Giustamente ci siamo voluti portare una piccola guardia del corpo. L'abbiamo ficcata su sto Quetzal così. Non so il Quetzal come faccia, però... Ma mi fa troppo ridere vedere sto T-Rex che vola. Non lo so, ma il Quetzal è Ercole, non lo so. Vabbè, c'ha 5000 di weight, cioè ci può stare. Insomma, visto che la zona in cui stiamo andando è parecchio... Ah, ma c'è lì, c'è un coso blu, lo prendiamo? No, lascia stare. Visto che la zona... Sta lagando, qui, è come la... Sì, infatti. Allora, visto che la zona è parecchio pericolosa, che... Non caghi, non si muova, signor Rex. Stava cagando. Ecco. Ah, a proposito, io devo dare il nome che mi avete suggerito voi al Quetzal, ma magari lo faccio quando ci fermiamo, Ma qua non c'era una casa. Sì, è forse è per quello che hanno fatto il loot bag. Ragazzi, il Quetzal e il T-Rex sono apparso. No, sta, io lo vedo. Ah. Però piano piano muoverti, perché lo vedo un attimo. Ah, cade! No, non cade. Però senti, devi mettere più su. Senti, scendi a terra. Scendi a terra, che è meglio. Metterlo più su. Ok. Perché l'hai messo sulla rampa. Ci attaccano? Ci attacca già il primo lupo. Fantastico. Dov'è che sta? Qua dietro. Vabbè, usa il uso. Oh, T-Rex, ammazza? No, c'è cioè, questo fermo, scappa. Fermo. No, perché ha fatto? Che cazzo ho fatto? Ok, sì, T-Rex, puoi attaccare gentilmente. Per favore, T-Rex, attacchi. Aiuto, non sto capendo più che cazzo succede. Ma perché gli unici, cioè, non stanno facendo più un cazzo. Allora, ammazzate, per favore. Ma è in passivo, forse. Sì, vai, massacra T-Rex. Distruggili, ti abbiamo portato per questo. Ok, morti male, ma malissimo proprio. Ok, bravo, ma quanto sei breve. Dove cazzo te ne vai, mo? Oh,
Oh! Seguire quel... Ma perché sto pezzo va in giro a cazzo suo? Sì, perché ho dovuto mettere il T-Rex... Cioè, ho usato i comandi veloci, quindi si sono spostati tutti. Allora, lì c'è un lupo che ci sta attaccando. Potremmo anche iniziare a narcotizzarlo. Sì, appunto, vai. Vedi che livello è? Non lo so, vai. Ammazza il bassa. Veloce, che sta... 35. 35, ma è buono. Anzi, che prima di questa. Vai. Ah! Ora ci insegue. No, sta prendendo a te. Tu corri. Ah! Dannazione, lupo di merda. Lupo di merda. 5 danni, ma non fa niente. Ah no, è vero, non fa niente. No, stai fermo! Stai fermo! Stai fermo! Stai fermo tu! Come ti permetti a uccidere il nostro lupo? Che dobbiamo catturare. No! Oh, ma sei deficiente! Ma ormai è andato! Non è andato, vai! Ma guarda quanta vita c'ha! Attaccalo! Scappa? Sì, sta scappando. Vieni qua, vieni qua. No, dove cazzo te ne corri, maledetto lupo? Vieni qua. Morto? No, si è addormentato. GG. E l'ho detto attack. Ok, e cominciamo l'addomesticamento di questo lupo livello 35. Oddio, oddio, congelo. Ora no. Congelo, ora no. Congelo, ora no. C'è una linea invisibile di congelamento. Se fai un passo congeli, se non lo fai non congeli. Ma what the fuck? Allora proviamo. Dov'è questo? Dov'è? Disegnami la linea. Che ne so. Aspetta, questo sasso qua. Questo sasso qua. Ok, che non lo vedo. Ma va bene. Qua congelo. Qua no. Qua congelo. Qua no. Quetzal, no, qua sì. Perché se n'è andato il Quetzal? Quetzal! Ma io laggo come la merda. Sta base del cazzo! Qua vicino ci fa lagare come lo schifo. Qua congelo. Qua no. Qua congelo. E qua ancora sì. Ma perché io congelo sempre? No, qua no. Vaffanculo. Ragazzi, ma questo buchino dove mi porterà? Oh, interessante. Oh, ma che c'è? Lo spaventapasseri in questa serra? C'è un tizio tipo vestito da X-Men con l'armatura medievale. Ma che state coltivando? State coltivando marijuana, dite la verità, Ma perché c'è un Fiomia lì bloccato? Ah, c'è il loro rifornitore di merda praticamente. Ma lol, e qui hanno fatto una cosa che dovremmo fare anche noi. Sì, hanno messo, oltre alle luci, hanno messo il crafting automatico di merdume. Interessante, dovremmo farlo anche noi sta cosa. Però dovremmo capendo. Dovremmo avere un po'. Oh, le piante X. Wow. Aspetta, la pelliccia dove ce l'abbiamo? La pelliccia ce l'abbiamo nell'armadio. Ma guarda che figo! Però è figa sta base, l'hanno fatta proprio bella. Dovremmo iniziare a fare pure noi un po' di roba a vapore. Guarda tutti gli uccelli in fila. Che cazzo di uccello è quello? Boh, vabbè ragazzi, basta, momento esplorazione finito. Ancora? E tu ti addomestichi così senza dire niente? Bello lupacchiotto. Ma quanto sei bello. Mi ci sta morendo male. Bello lupacchiotto. Ma quanto sei bello. Ma che tenero. Ti hanno fatto male? Sembra uno di quei cani, ragazzi, in cui gli hanno fatto i peggio graffi, l'hanno tipo abbandonato nel nulla. Abbiamo il lupo, ragazzi, finalmente possiamo andare a farmare chitina, cheratina, serotonina, diotrina e qualsiasi altra cosa. Vi ricordo di scriverci nei commenti il nome da dare a questo bel lupacchiotto. Alessandro Lupacchiotto, no, non lo so, sto inventando a minchia. Fateci sapere, abbiamo un T-Rex e un lupo feriti. E ora dobbiamo prendere la pantera. No, vabbè ragazzi, io tiro i peggio porchi perché Ark è uno stronzo di merda. È arrivato un lupo del cazzo e ci ha ucciso il lupo. Ma no, ma vaffanculo, Ark del cazzo di merda. Allora, di fronte a me, ragazzi, c'è un dilemma amletico. C'ho il lupo di livello 25 e un lupo di livello 135. Io mo quale prendo? Cioè, giustamente, siete spacciati, da buon prudente mi dice: no, ma sei solo, prendi quello da livello 25, non prenderti quello da livello 135. Però quello da livello 135 mi ispira tanto. E soprattutto quello da livello 25, dove cazzo è finito? Ma le corna dei lupi di merda. Però potremmo prendere per il momento quello da livello 25. E nel frattempo che arriva siete spacciati con l'altra armatura.
potrei prendere quello da livello 135. Potrebbe essere anche questa una buona soluzione. Intanto facciamo l'urlo di Jurassic Park. Fantastico l'urlo del T-Rex. E ora decido che cosa prendere, va. Eccolo che mi attacca! Maledetto! Lupo... No, 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 T-Rex, ti devi stare fermo. Ti devi stare fermo. Mi devi far prendere il lupo. Sì, ma io ci posso morire male qua. Sì. No, così ci muoio male, però. T-Rex, devi darmi una manina. Sì, ma il lupo mi ha bloccato, perché? No, no, ci muoio male. Ci muoio. Qua ci muoio. Ma che cazzo succede? Ma com'è possibile che mi sono bloccato? T-Rex, ammazza. 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 Ho finito tutto. Ho finito tutto. Ecco, sono morto. Ma va, Vangul! Ah, ma era quello di livello 135. Ora perdiamo pure il T-Rex, allora. Bene. Ok, sono tornato sulla zona del delitto. Maledetto lupo di merda che mi ha distrutto tutto. Letteralmente tutto mi ha distrutto. Cioè, c'ho l'armatura completamente andata. Cioè, sto maledetto. Sali su questa. Sì, fammi salire con l'opterodattilo, va. Che sennò questo ce lo ammazza. Ok. Ok, stiamo a posto qua. Allora, un attimo che mi devo riequipaggiare. Ragazzi, guardate la scena, troppo bello, ho visto un siete spacciati partire. La strategia è questa: io sto sulla roccia, lui mi attira il lupo, io lo addormento. Se vuoi... Muoio, va bene. E lui muore, sì, giustamente. Abbiamo messo tutti i dinosauri in passivo. Ma che cazzo di strategia ci mettiamo? No, guardatelo, eccolo. Corri, 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 vieni verso di me. Mi sa che non vuole giocare con te. Vieni qua, lupo. Lupo. Non l'ho preso. Ok, e ora dovresti... E ora son cazzi. Ok, son cazzi. Quanto ti fa di danno? Riesci a resistere? No, lo stai uccidendo, l'anfra! Se lo uccidi non abbiamo fatto un cazzo. Sta lì sotto. Ok. No, ho preso il cazzo là. Ok, fatti un giro qua intorno, va. Cioè, piano, non ti muovere sempre, sennò lui si muove. Stai un po' fermo, stai un po' fermo. Ok. Guardalo, guardalo che lui... Cerca... Oh, poverino, il lupacchiotto che vuole prendere il Quetzal. Ma muore, c'è. Avvicinati un po' alla roccia, così, sai, per sicurezza ce l'abbiamo più vicino. Ma anche se quando scapperà, capisci? Solo che gli hai fatto un bord... Ah, cazzo merda! Cazzo merda, non pensavo che salisse! Dannazione, lupo di merda! Porca di quella tozza! Posso uccidere, eh? No, non lo uccidere, non lo uccidere. Proviamo... Proviamo a prenderlo. Ecco, l'ho ucciso io. Ma vaffanculo, Ark, ti odio. Oh, il lupo nero. Ma di che livello è? Di che livello è? Non lo so, sta venendo. Vabbè, prendiamo questo, va. Livello 95. Ma cazzarola. Ma di merda. Merda vacca. No, no, di nuovo no, bloccato nel Quetzal. Maledetto lupo schifoso. Ci sta facendo... vedi, se il Quetzal resiste come vita, lasciamolo fare. Non gli far male, per favore. Che vorrei catturarlo questo. Vieni qua, lupo. Vieni qua, è rimasto bloccato sotto al Quetzal. Quanta vita c'è il Quetzal? Lo puoi controllare? Vai, vai, sì, vai tranquillo. Ok, che lui rimane lì a mangiare l'entrame del Quetzal e noi lo addomestichiamo. Bravo. Comunque, il fatto di usare il Quetzal per addomesticare i lupi è una cosa che non avevo mai utilizzato. Cioè, l'esca, capito? Sta quasi... Ha finito la prima attacca, La prima attacca? Tra un po' parti. A metà parto, A metà parti. Però tieniti solo in volo, così io, così io lo continuo solo a sparare. Io c'ho ancora 33 frecce e sto coso quando è che dorme, maledetto? Ok, aspetta. Dannazione, ecco, sta andando via, sta scappando. No, non nell'acqua. Devi andartene sulla terraferma. Vai sulla terraferma, maledetto lupo, maledetto Ark che ci vuole fare i peggio scherzi, maledetto. Vieni qua! Lupo di merda! Dormici! Ma vaffanculo! E io che sono smircio mentre corro dietro ai lupi. No, anche quando non corro dietro ai lupi. E dai, dorme! 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 Fine! Fermi! Fermi tutti! Porta il T-Rex qua! Porta tutti qui! Sono felice di dirti che non so che ho acceso, ho schiamata nera. Ecco, te pareva che non doveva crashare. Comunque, forse è meglio se lo sposti Ark dall'hard disk esterno, va? Ma non so che ho accesso, non si vede più niente. Sei svenuto male. Ma male. Ti proteggo io.
Ho attirato un mammut di livello 5. Vieni qua da papaino che mi devi dare la primate. Vai T-Rex, massacralo. Ti prego T-Rex. Ti prego T-Rex. T-Rex, dovresti ucciderlo. T-Rex. Lo sto attaccando. L'hai messo in passivo, ricordalo. No, l'ho messo. Vabbè, sono partiti tutti. Ok, mi è morto. Sì, ma perché funzionano così? No, il Quetzal deve venire qua da me. Venite qua da me. Quetzal, dove cazzo vai? Mi è partito il Quetzal. Quetzal. Ma porca di quella vacca. Ecco, c'è pure T-Rex che viene. Signor Quetzal, ma dove cazzo mi va lei? Ma possibile che non si può fare una domestica? Ma guarda l'uccello sotto. Ma io non ci posso credere. Venga com'è Quetzal. Andiamo. Eccolo qui il nostro bel lupacchiotto. Ragazzi, lupo di livello 141. Mamma mia, questo farà male. Io lo voglio provare subito. Questo si riesce a cavalcare senza avere la sella. Di non provarlo, però vabbè. Livello 141, porca paletta, male che vada, corro da T-Rex. Ecco, mi caga. Dai, bello, dai. Chi attacchiamo? No, eviterei di attaccare il rinoceronte. Magari andiamo su un mammut. Oh, qui c'è un mammut mezzo ferito. Dai, proviamo il mammut. Aspetta. Si attaccano gli altri, Di che livello è sto mammut, però? Si attaccano 60. Gli altri mammut, si attaccano lui, Sì, ma è distante. Va, provaci. Vai, wow, maledetto, morice. Oh, GG. Me l'ha killato, vabbè che era mezzo... Quanto cazzo ho preso di... Ok ragazzi, stiamo tornando a casa anche perché si sta per restartare il server. E vi chiedo di farci sapere, ovviamente, anche in questo caso, che nome dare al nostro... Oh mio Dio. Ad un certo punto mi sono girato, non c'era più T-Rex. Va bene. Oh, a un certo punto vi ho visto sparire tutti. Sì, lo so, sono i bug di Ark. Però stiamo ancora tutti qui sopra, te lo confermo. Quando cambia il chunk. Può essere, rimangono tutti nel vecchio chunk. In ogni caso, scriveteci nei commenti che nome dare al lupo. Vi ricordo che non datemi nomi tipo Zanna Bianca, perché è nero, quindi, cioè, capiteci. Potremmo chiamarlo Barry White. Fatemi sapere che ne pensate. Non c'entra un cazzo, lo so, però Barry White era un cantante di colore. Barry White era un cantante di colore, quindi ci sta a darlo ad un lupo nero, capisci? Però se me lo dai Zanna Bianca, che era un lupo bianco, non c'entra un cazzo. Ma le zanne sono comunque bianche. Tra l'altro, infatti. Comunque, voi mi avete scritto nei commenti che volevate nominare il nostro bel Quetzal come Candy. E io accetto, quindi vi nomino anche il Quetzal e lo chiamiamo Candy. Quetzal, da oggi tu sei battezzato come Candy. Candy, non Candy. Che cazzo di nomi mi vengono. Abbiamo catturato un lupo veramente, veramente figo. Fateci sapere nei commenti come nominarlo. Io intanto cerco di evitare gli attacchi di Siete Spacciati, che non sa che si vede il suo nome, quindi io lo vedo dov'è. E se vi è piaciuto il video... Se vi è piaciuto... Ehi, prova ad atterrarmi sul lupo. Proviamo. Vediamo. Vabbè, ci provo, Vediamo che succede. Ma no, mi toglie dalla cavalcatura. Tipo il West. Bellissimo. Il Far West. Ma lol. Va bene, in ogni caso ragazzi, se vi è piaciuto questo video, vi prego lasciate un like, commentate e condividete, tanto dopo 20 secondi mi fa andar via. E se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag al lupo al lupo. Hashtag al lupo al lupo. Che cazzo stai facendo? No, non mi mettere nell'acqua, pezzo di merda. Sei uno schifo, sei un maledetto. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto Sharksiano a tutti. Ciao. Splash splash.